Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Amici nerd che seguite il mio canale, ho deciso di aprire un capitolo diverso, questa volta rivolto agli utenti e agli ammiratori del retrocomputing. E come vedremo nelle prossime puntate, scopriremo come utilizzare queste anziane tecnologie per fare musica elettronica. Da vecchio utente Sinclair, mi occuperò principalmente di schede, software e tecniche di programmazione MIDI e audio attraverso l'uso dello ZX Spectrum, apparso nel lontano 1982 ed approdato rapidamente anche in Italia tra la fine dell'82 e l'inizio del 1983, riscuotendo un enorme successo mondiale e superando anche le più rose aspettative di vendita del suo creatore Clive Sinclair. Il problema principale che si incontra oggi nell'utilizzo di questi computer è la connessione e quindi l'interfacciamento con il mondo tecnologico moderno. Il primo ostacolo è rappresentato dall'interfacciamento con un monitor RGB o HDMI. Alcuni Spectrum come il Plus 2 e il Plus 3 disponevano già di un'uscita RGB che andrebbe poi convertita in SCART. Ovviamente i nuovi televisori non la possiedono più, come anche ovviamente l'ingresso composito. Lo Spectrum 16K, 48K e 48K Plus possiedono soltanto l'uscita RF per i vecchi televisori a tubo catodico. Bisogna quindi modificare il modulatore per creare un'uscita composita. Per fare questo ho già creato un video che trovate sempre sul mio canale, semplice e rapido sul come intervenire. Questa uscita può essere collegata ad un convertitore composito tuo HDMI acquistabile su Amazon per qualche decina di euro, ma non garantisce una perfetta conversione e risoluzione. Fortunatamente per noi ho rintracciato la By Delight di Ben Versteeg, ingegnere olandese di grande talento che ha sviluppato e costruito recentemente nuove interfacce per lo ZX Spectrum, compatibili anche con i successivi modelli. In questo episodio ci occupiamo dello ZX HD, un convertitore video professionale in grado di collegare TV e schermi HDMI con una qualità totale. Lo ZX HD è in realtà un piccolo computer, infatti si basa sulla tecnologia Raspberry, in grado di creare una conversione in alta risoluzione attraverso un secondo chip grafico e la nuova ULA Plus. Passiamo all'unboxing ed apriamo la scatola appena arrivata. Troviamo all'interno un piccolo kit di assemblaggio, il cavo HDMI, la micro SIM con il firmware ed il manuale. Dovremo montare la scheda da soli, ma grazie alle istruzioni allegate risulterà semplice e rapido. Uniamo il Raspberry internamente alla scatola e chiudiamo il guscio prestampato avvitandolo. Inseriamo la mini SD card nell'apposita fessura e colleghiamola allo ZX Spectrum attraverso l'unico ingresso posteriore del computer. Dopodiché sarà sufficiente collegare l'uscita mini HDMI della ZX HD al televisore tramite il cavo HDMI in dotazione. Selezioniamo l'ingresso HDMI dal telecomando della TV e siamo pronti per usare il vecchio Spectrum. È necessario premere il pulsante anteriore della ZX HD per resettare tutto il sistema e lasciare che la ZX HD stessa riconosca il modello di Spectrum a cui è collegata. Dopodiché siamo pronti ad utilizzare il computer regolarmente. Vi ricordo che con questo sistema non è necessario modificare lo Spectrum in alcun modo, siamo quindi in grado di non alterare nessun punto del circuito o rischiare di danneggiarlo aprendolo. Con questa nuova interfaccia abbiamo ora a disposizione anche un nuovo processore video chiamato ULA Plus, in grado di regalarci ben 64 colori contemporaneamente, ma la capacità si spingono fino a 260 colori cambiando palette. Esistono inoltre dei siti dove poter scaricare nuovo software per lo Spectrum che utilizza questa nuova ULA, siti che contengono programmi per convertire JPEG in formato screens o il nuovo Paintbrush. Consigliatissimi. Lo ZX HD è compatibile quindi con lo ZX Spectrum 16 e 48K, sia nelle versioni con i tasti in gomma sia nella versione Plus, con i modelli successivi 128K, 128K Plus 2, 128K Plus 2A e 2B e il 128K Plus 3. Non è compatibile con i cloni europei e americani come il Timex Pentagon, e invece è compatibile con il clone Harlequin. Per essere utilizzata contemporaneamente con le altre schede sviluppate per lo Spectrum bisogna soltanto fare attenzione all'assorbimento totale dell'alimentatore. Solamente lo Spectrum 128K, soprannominato Toast Rack, necessita di un settaggio diverso dello switch interno della scheda HD.
il suono non viene processato attraverso l'interfaccia ZXHD. Dobbiamo quindi collegare fisicamente l'uscita audio dello Spectrum all'ingresso audio della TV. Molte lo hanno vicino alla porta HDMI o in alternativa utilizzare la nuova scheda audio, sempre By Delight ZXAY, che, come vedremo più avanti, in questo modo aggiunge addirittura un'uscita stereo al nostro vecchio Spectrum. In alternativa possiamo aggiungere degli speakers esterni di quelli da computer desktop. Infine, l'uscita HDMI può essere modificata e settata diversamente attraverso un file contenuto nella SD che abbiamo prima inserito nello ZXHD. In questo modo potremo ad esempio strecciare lo schermo a 16 noni o altre configurazioni. La scheda inoltre serve anche per futuri aggiornamenti del firmware. Ho fatto questo video test per poter confrontare il segnale proveniente dall'uscita composita o dall'uscita HDMI dello ZXHD. Per catturare le immagini ho utilizzato una nuovissima scheda video di acquisizione della Blackmagic chiamata Ultra Studio 4K, in grado di catturare appunto tutti i segnali video in ogni formato. Il segnale composito ovviamente contiene interferenze tipiche del segnale stesso e ho cercato di limitare al massimo utilizzando un cavo da 75 ohm con connessioni dorate della lunghezza di un metro. Nonostante le accortezze, il segnale è impreciso rispetto alla sua controparte HDMI interpretata dalla Hula Plus residente nella ZXHD. Ho caricato il gioco The Way of the Exploding Fist, il titolo storico per lo Spectrum, e che fa uso di palette base dello ZX. Da come possiamo notare, immediatamente il risultato dato dalla ZXHD è spettacolare, i colori sono più vividi, nessun tipo di interferenza, interpolazione perfetta che annulla completamente il classico effetto shadowing presente nell'interpolazione del segnale composito. Facciamo caso quindi anche alla tonalità dei colori, che risulta più vivida e definita. La correzione è stata fatta con un'estrema attenzione alla gradazione del colore originale, rendendo meno freddo il risultato. La Hula Plus, come dicevamo, mette a disposizione dello Spectrum una nuova palette da 260 colori. Questo apre anche nuovi scenari di sviluppo. Mentre i vecchi giochi e programmi migliorano il loro aspetto visivo, alcuni programmatori volenterosi hanno aggiornato alcuni giochi e ne verranno creati in futuro. Nella descrizione del video troverete qualche link dove poter scaricare le nuove versioni compatibili con gli emulatori e con i sistemi di storage moderni per lo Spectrum, come il Pro One, sempre di By Delight, e che vedremo in un prossimo video. Se ne consiglia l'uso con un'interfaccia adatta al caricamento rapido dei files, .tap. In questo modo possiamo caricare le differenti palette prima del gioco interessato. Dopo aver provato lo ZXHD su tutti i modelli di Spectrum che possiedo, sono rimasto piacevolmente soddisfatto e colpito. Sono ora pronto per testare le altre interfacce By Delight e finalmente iniziare a fare i nuovi brani a un beat in piena synthwave mania. Il costo di questa scheda è di 60 euro circa e vale ogni centesimo. Straconsigliata a tutti i possessori di ZX Spectrum, è un vero must to have. Sotto trovate il link dove poterla acquistare. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce e affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra. Ciao, a presto!